Bentornati fratelli di Tuberanza, in questo video andremo ad unboxare la Collector's Edition o Slime Edition di Dragon Quest Heroes, una delle mie serie videoludiche preferite. Prima di partire con il vero e proprio unboxing voglio parlarvi di Dragon Quest partendo dalle origini, più o meno dalle origini. Allora, Dragon Quest nasce come JRPG, dopodiché in questa serie, ovvero Heroes, che è uscita in Giappone già da un pezzo, hanno deciso di investire nel Musou, la stessa modalità che viene utilizzata nei One Piece Pirate Warriors, tanto per intenderci. Parlando invece dei disegni, i disegni, fratelli, sono stati curati da niente po' di meno che Akira Toriyama, che conosciamo tutti per Dr. Slump, Arale e Dragon Ball. Fortunatamente la storia non l'ha curata lui, ma è stata curata da un'altra persona, di cui adesso non ricordo il nome, perciò perdonatemi. Dopo questa piccola e breve introduzione a Dragon Quest, io procederei all'apertura di questa collector, che vi ricordo è disponibile dal 16 ottobre in Europa. Guardate che... No, ragazzi, pazzesco. Pazzesco. Io non dico niente, lascio fare a voi. Questa scatolina la mettiamo qui per terra. Cioè, raga, parliamone un attimo, no? Uno scrigno, ok? Ovviamente è di cartone, ma cartone decente, non cartone quello che si sfrolla, ovvero fino. Regà, apriamolo. Ecco qua. Madonna, questa è droga. Che cosa comprende questa collector? Lo slime di 12 centimetri, pazzesco. Troppo bello, guarda, ve lo metto qua, che vi guarda con gli occhietti. Perché, regà, ho deciso di tagliarmi qua, perché il vero soggetto, la cosa principale di questo video, è questa magnifica collector. Poi va bene, qui dietro abbiamo il gioco. Regà, pazzesco. Questo è un nuovo termine, pazzesco. Madonna quanto... Tanto per sniffare un altro pochettino, ovviamente non ve lo apro del tutto perché dentro c'è il codice. Abbiamo questo che serve per appendere al collo le chiavi o qualcosa o non so. Comunque sia sempre targato Dragon Quest Heroes con tutti gli slime. Veramente pazzesco. Qua sotto che cosa abbiamo? No, ok. Ah, questa è una delle cose più belle di questa collector. Lo slime fatto a portachiavi. Una cosa esclusiva ovviamente, quindi raga, non è che potete trovarlo negli store, perché questo qui è solo per la collector e thanks to Square Enix. Mettiamolo qui, questo non continuerete a non vederlo. E quindi penso che sia finito. Bene, allora, questo è tutto quello che c'è dentro alla Collector's Edition di Dragon Quest Heroes. Voi direte, ma Tube è un pochettino povera come collector. Beh, effettivamente, fratelli, è così. È un pochettino povera, ma stando al fatto che avete questo bellissimo scrigno, questo bellissimo slime di peluche, ne vale la pena, perlomeno se siete degli amanti della serie come me. Il gioco normale dovrebbe costare intorno ai 60 euro, mi sembra. Poi ovviamente ci sono varie offerte in giro e potete trovarlo anche a qualcosina di meno. La collector è acquistabile a 99,98 euro. Chi ha detto 100? Fatto sta, ragazzi, che se siete dei veri amanti di Dragon Quest non c'è cifra che tenga una collector del genere. Non mi rimane che darvi l'appuntamento con il prossimo video, sempre qui su Tuberanza. Ovviamente vi porterò qualche video di Dragon Quest Heroes. Purtroppo non farò una serie su Dragon Quest Heroes perché molto probabilmente non verrebbe capito. Questa non è una critica nei vostri confronti, ma considerando il pubblico di YouTube, molti neanche conoscono la serie Dragon Quest. E questo, ragazzi, mi lascia veramente l'amaro in bocca. Non mi rimane quindi che darvi l'appuntamento con il prossimo video, sempre qui su Tuberanza. Ciao!